una giornata importante per la comunità di Bottegone con l'inaugurazione di un defibrillatore presso la sede della Cassa del Popolo. L'installazione del dispositivo salvavita è stata promossa dal Circolo e dall'Associazione Culturale Zona Teatro Libero con il contributo finanziario della Mutua Alta Toscana. L'abbiamo richiesto perché a un certo momento c'era una frequenza di persone abbastanza consistente, quindi per andare incontro alle eventuali necessità, speriamo mai, che naturalmente può servire per qualsiasi persona che viene a frequentare nel circolo. L'abbiamo chiesto, ce l'hanno consegnato e oggi abbiamo piena soddisfazione di questo raggiungimento particolare. Quando il Bardelli ci ha intervistato per chiederci questo aiuto per l'acquisto di questo defibrillatore, per noi è stato un piacere e l'abbiamo accolto subito con soddisfazione, perché ci permette di adeguarci a quello che è il nostro statuto, quello di stare attenti alle necessità dei cittadini e delle associazioni come questa qui di Bottegone, che è un'associazione ormai che si è consolidata nel tempo e sta facendo un ottimo lavoro. Abbiamo deciso di installare questo defibrillatore perché all'interno passano migliaia di persone tutti i giorni. Cos'è successo? A un certo punto abbiamo dovuto trovare delle risorse, la Mutua Alta Toscana ci ha dato veramente un grande contributo e quindi grazie a loro abbiamo potuto installare oggi questo defibrillatore, che sarà a disposizione di tutta la comunità, perché è vero che è all'interno dei nostri spazi qui alla Casa del Popolo di Bottegone, ma essendo sempre aperti sarà in caso di emergenza disponibile veramente per tutta la comunità. Le nostre attività, che variano dal teatro al ballo, alla ginnastica, alla musica, saranno appunto un punto di riferimento per tutto il territorio e al suo interno ci sarà anche questa postazione di sicurezza per tutti e tutte. Attaccare gli elettrodi al pezzetto indicato sulla confezione.